Tanto tra il cinema e il teatro c'è una grandissima differenza, che al cinema ti fanno pagare un biglietto maggiorato per vederlo in 3D e noi siamo da sempre in 3D. Quindi siamo già più cinematografici di loro e costiamo sempre uguali, non c'è una maggiorazione di prezzo. Noi giriamo con una sola copia, loro girano con centinaia di copie, no, perché anche io e lui. Lui abbiamo fatto cinema, quindi non è che ci nascondiamo. Ma no, quando dico cinematografico e quando utilizziamo il termine cinematografico unito al teatro, parliamo. Tu hai visto lo spettacolo? Ecco, hai visto che è teatro quello che noi facciamo. In realtà le nuove tecnologie, che poi sono delle banalissime proiezioni utilizzate in un certo modo, insomma. Ci aiutano a, nel caso specifico ad esempio di questo spettacolo, di uscire e entrare dalla realtà e soprattutto di poter avere in scena quello che la scena non può avere. In teatro prevale comunque sempre la parola. Io sono straconvinto che questo spettacolo con il lavoro di Claudio e Giulio potrebbe avere lo stesso tipo di risultato anche senza l'apparato, diciamo, tecnologico che ho montato intorno a loro. Però secondo me quell'apparato, in questo che io ho fatto anche spettacoli senza proiezioni, continuerò a farli, non tutti gli spettacoli si adattano a questo. Però sono d'accordo con te che molto spesso le nuove tecnologie rischiano di essere un po' invasive rispetto al lavoro teatrale. Ho visto alcuni spettacoli che non mi sono per nulla piaciute proprio per l'innesto e l'utilizzo smodato e, a mio modo di vedere, gratuito di tecnologie che con il teatro hanno poco a che fare, perché non può guidare la proiezione. Guidare lo spettacolo sono gli attori. La proiezione può, in alcuni casi, e con dovuta attenzione, assecondare il loro lavoro e aiutarli ad arrivare ancora più in profondità nel racconto che cercano di fare. Quindi sono d'accordo con te, nel senso che non può esserci una commistione totale tra cinema e teatro, perché ne uscirebbe fuori un ibrido che rischierebbe, come ti ho già detto, di inficiare il risultato finale e di rendere il teatro meno teatrale. E poi l'ultima differenza che c'è tra il teatro e il cinema è che ognuno di voi, andando a teatro, nel suo inconscio, così, diciamo, così lontanamente, va a teatro nella speranza che possa succedere qualcosa di sbagliato. Addirittura pensare che forse uno degli attori possa morire in scena. Sì. Cioè, ognuno di voi lo pensa lontanamente. E questo il cinema non te lo dà, perché è già stato fatto. Non può succedere nulla di inaspettato. All'Argentina è più facile. Io sono, lui mi dice sta cosa perché io 3 settimane fa sono svenuto in scena per un calo di zuccheri ed è stato, a 5 minuti alla fine, ed è stato un trionfo, erano veramente contento, un applauso, non ho mai avuto un applauso così lungo in vita mia. Quindi oggi lo facciamo. Vi prego, svenite, dai, mi raccomando.